E riprendiamo la linea, riprendo la linea sempre dal cortile di casa con ancora qualche notizia dal mondo agricolo. Non si ferma la lotta alla cimice asiatica, è arrivato infatti l'atteso via libera alla riproduzione e alla diffusione della Vespa Samurai, che è l'antagonista naturale, e anche alle misure di emergenza necessarie per concedere, per far arrivare agli agricoltori gli 80 milioni di euro di indennizzi stanziati dal governo. Prosegue la ricerca, in particolare contro la cimice asiatica, ma anche contro la maculatura bruna, che hanno provocato perdite ai pericoltori di oltre 8.000 euro a ettaro. Per questo l'OI, l'Organizzazione Interprofessionale Pera, informa il presidente Gianni Amidei, ringraziando soci e lavoratori per lo sforzo, e finanzia nuovi importanti progetti con il coordinamento del CRPV, alcuni dei quali saranno tra l'altro candidati tra le misure di innovazione del PSR della Regione Emilia-Romagna. Qualche aggiornamento anche sul fronte fieristico. Mommevi di Faenza annullato e spostato al 2021. Non ci sarà neanche la sagra di Mordano, mentre è rinviato a settembre con ottimismo l'evento Motori e Sapori di Castelfranco Emilia, che verrebbe inglobato dalla sagra del tortellino, come annuncia il presidente della San Nicola, Gianni Degli Angeli. E adesso ci spostiamo davvero lontano, andiamo nel continente africano. Anche qui è arrivato il coronavirus e tra l'altro gli strumenti per affrontarlo non sono tanti, ma noi cerchiamo di capire come sta andando la comunità di Bukavu, che abbiamo già seguito in altre occasioni, quando sono stati portati lì trattori e mezzi agricoli in un container, e anche per seguire le fasi di costruzione delle aule della scuola di Pietro. Ci colleghiamo direttamente con Stefania Batani, mamma di Pietro, che collabora ovviamente con l'Oratorio di San Giacomo e la comunità imolese proprio per questo progetto. A diverse settimane dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Italia, in Europa e nel mondo, come era ormai prevedibile, il coronavirus ha raggiunto anche l'Africa e già da 2 settimane sono stati riscontrati anche in Congo dei focolai epidemici nella capitale Kinshasa, che dista più di 2.000 km dalle regioni orientali dove si trova Bukavu e la scuola di Pietro. Il governo ha disposto già da 10 giorni la chiusura delle scuole e ha messo in atto anche a Bukavu delle misure di distanziamento sociale e di confinamento, misure peraltro difficilmente realizzabili data la elevata densità abitativa della popolazione che vive in baracche e date anche le modalità di sussistenza della gente che è basata sui piccoli commerci che si svolgono in strada. Per quanto riguarda la scuola di Pietro, che si trova nelle campagne a nord di Bukavu, che dista circa 30 km dalla città, e la situazione è più tranquilla. La scuola è stata chiusa e i bambini sono nelle loro povere capanne in mezzo ai campi, ma è indubbio però che se la situazione di emergenza si dovesse protrarre per un po', essendo già da adesso compromesse le possibilità di approvvigionamento di cibo nelle campagne, il problema principale diventerà presto quello della fame. Così, assieme ai responsabili della scuola, Pierre e Nadine, abbiamo disposto di proseguire ugualmente la distribuzione della bouillie, nonostante la sospensione dell'attività scolastica. La bouillie è la merenda di metà mattina. Abbiamo disposto che gli insegnanti e il personale della scuola la consegnino direttamente ai bimbi e nelle loro case. Intanto non si perde tempo e si va avanti anche con il progetto di completamento della scuola. Sono arrivate le immagini della costruzione della prossima aula, la quinta, e immagini che testimoniano l'impegno e l'affidabilità dei nostri amici congolesi che nel portare avanti questo progetto, nonostante le difficoltà sopraggiunte. Senza perdere mai la speranza nel futuro che verrà. E questo riempie tutti noi di orgoglio. Bene, grazie per questo aggiornamento e a questo punto finiamo in dolcezza. È la puntata di Pasqua, vi regaliamo un altro dolce, a questo punto della tradizione sarda. Ce lo regala direttamente Claudia Caboi. Buongiorno a tutti, sono Caboi Claudia dell'azienda agricola Caboi e Figli, situata a Fontanarice. Oggi vi vogliamo presentare un dolce tipico sardo che solitamente si fa per Pasqua. Sono le pardulas, che sono fatte
da 1 kg di formaggio, 2 bustine di zafferano, 4 rossi d'uovo e 4 uova intere, la scorza di un arancio e un limone, 100 g di semola e 300 g di zucchero. L'impasto va fatto con della semplice semola impastata con dell'acqua e dello strutto. Nel frattempo che noi poi impasteremo il nostro impasto, il ripieno, mettiamo la nostra sfoglia che abbiamo precedentemente impastato in un contenitore e la ricopriamo con della pellicola, così non si asciuga. E adesso andiamo a preparare l'impasto. Nel frattempo abbiamo macinato il nostro formaggio, ci metteremo lo zafferano, che l'abbiamo precedentemente sciolto con un po' di latte. Ci mettiamo lo zucchero, diamo una mescolata un po', così mescoliamo bene anche lo zafferano. Questo dolce si può fare anche con la ricotta, al posto del formaggio di pecora si può usare la ricotta. Sono più leggeri, però con il formaggio sono più saporiti. Adesso ci mettiamo le uova, le scorze qua di limone e arancia e continuiamo a mescolare. E dobbiamo riuscire poi a dopo a fare delle palline da mettere dentro l'impasto. Qua si sente un bel profumo di arancio e limone. Viene un bel impasto, bello cremoso. Adesso ci mettiamo la semola. E l'impasto ormai del ripieno è quasi pronto. Adesso abbiamo preparato l'impasto del ripieno. Abbiamo tirato la sfoglia di 2-3 mm e abbiamo fatto dei dischetti. Adesso andiamo a fare delle palline non molto grosse e le mettiamo sopra ai dischetti. Facciamo. Molto semplice. Ecco qua, adesso andiamo a preparare la chiusura delle nostre pardole. Facciamo dei cestini, diamo dei pizzicotti alla sfoglia, così non scappa via il ripieno. Adesso le mettiamo in una teglia ricoperta di carta da forno e le mettiamo in forno per 10-15 minuti a 170 gradi. Ecco qua, così si cuociono un po'. Ecco qua il risultato, le nostre pardole sono cotte, pronte da degustare. Le mettiamo sopra una nostra alzattina, così, così il giorno di Pasqua sono belle da presentare in tavola, anche se quest'anno sarà una Pasqua un po' triste, però cerchiamo sempre di affrontare tutto e continuare ad andare avanti. Vi assicuro che non potete sentire il profumo, ma sicuramente sono buone. Un saluto da Claudia da Fontanellice. Ci uniamo anche noi naturalmente agli auguri. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti, buon compleanno a noi, buona Pasqua anche a Bruno, Davide, Vincenzo e Claudio che non sono qui con noi nemmeno virtualmente in questo momento. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona Pasqua ovviamente a tutti. E poi iscriveteci, seguiteci su tutti i nostri canali e sui social e appuntamento alla prossima settimana. Auguroni anche da parte mia, a presto. Auguri. Ciao.
in collaborazione con